Eccoci a Spada Track, la puntata di questo sabato. Benvenuti a tutti e a tutte. Buona, ciao Filippo. Buon pomeriggio. Oggi è una puntata interessantissima. Abbiamo ospite Lorenzo Ranocchiari, Michele Martini, Alessandro Venturi è fuori, ci saluta e verrà sabato prossimo. C'era anche Hermia Maiolica prima. Vabbè, quello l'abbiamo visto su Marina, non rubiamo ospiti a altre trasmissioni. E poi parleremo anche della manifestazione di ieri sull'ambiente, il libro di Naomi Klein. Questa maglietta dice Tyson is my bodyguard. È un regalo che mi hanno fatto. Allora, questa settimana è stata in Consiglio Comunale una settimana impegnativa. Si è parlato di videosorveglianza dei camminiastri. È stato fatto alla fine un atto di indirizzo che non parla della videosorveglianza, ma siamo riusciti anche con il Movimento 5 Stelle a ottenere dalla maggioranza un atto che impone all'AST di fare controlli visivi. L'ante fatto era stato che la settimana scorsa erano stati presentati al Consiglio Comunale su cui bisogna decidere se iniziare o no questa videosorveglianza. E poi lunedì dovremmo avere forse ospite in commissione un dirigente dell'AST per parlarne. Poi si è parlato del lago di Piedilugo, delle problematiche sull'acqua e sulle frane, l'ipotesi si è studiata e si deve valutare se c'è questa ipotesi. E poi sembra che si è risolto la cosa del palazzetto dello sport. Sembra che sia risolta finalmente. Parlava anche la settimana scorsa, no, di questa diatriba tra assessori su dove potesse essere costruito il palazzetto dello sport, e sembra che alla fine abbia vinto Melasecchio comunque l'idea di costruire il foro guai. Questa sarebbe anche per l'idea di fare lo sport in centro, sarebbe la cosa più naturale. Quindi era un progetto che già era iniziato da il giunta di Girolamo, vediamo se ora finalmente sarebbe un passo in avanti non indifferente. Quindi questo è il riassunto iniziale della settimana. Adesso nell'ordine incontriamo Michele Martini, Terni Valley, e poi incontriamo Lorenzo Ranocchiari, che ieri era la manifestazione per l'ambiente, una manifestazione in difesa del pianeta contro il riscaldamento globale e che pretende dai governi azioni concrete per risolvere per arrestare il declino e il collasso del pianeta. Un libro interessantissimo a cui ho pensato è Naomi Klein, Una rivoluzione ci salverà. Ne parleremo però dopo con Lorenzo. Ora mettiamo un po' di musica prima di passare al prossimo punto della trasmissione. Che mettiamo? Mettiamo Comfortable Number dei Pink Floyd. Va bene, vai. We'll be right back.
Eccoci di nuovo in onda con Michele Martini, presidente del Mivalle. Formichetti c'è sempre lo stesso. Tra l'altro, complimenti, Filippo ha preso la teoria. Ancora è lunga. Ancora è lunga la storia. Allora, Terni Valley la conoscono tanti ormai, credo, o no? Beh, speriamo, sì, sicuramente sì, è un'associazione. Voi due sì. Voi due sì. Anche tu. Io sì. Quindi il 100% dei presenti. Ha detto il 100%. Il campione rappresenta il 100% della città. Che cos'è Terni Valley? No, buongiorno innanzitutto, io sono Michele Martini e rappresento l'associazione Terni Valley, un'associazione nata a Terni ormai quasi 2 anni fa. Sostanzialmente fondata da un gruppo di ragazzi fra i 25 e i 35-36 anni con lo scopo sostanzialmente di ridare un pochino un'attività politica a questa città che fosse libera, giovanile, innovativa, fuori dai vecchi schemi e che in qualche modo portasse un po' di freschezza al panorama appunto politico di questa città. Ci siamo riusciti? Ci siete riusciti? Ci siamo perché Alessandro, come voi forse sapete o non sapete, è stato il presidente di Terni Valley fino a luglio dello scorso anno e poi durante la contesa elettorale Alessandro è stato candidato alla lista Senso Civico e poi ha raccolto il ruolo di consigliere. È passato Giorgio Armillei, ospite nelle prossime puntate. E ospite anche degli eventi di Terni Valley. Esatto. Dai, quindi e quindi sì, ci siamo, non lo so, però probabilmente Terni Valley ha già fatto un piccolo primo passo con la tua elezione a consigliere comunale, come ex presidente penso che sia stato un ottimo traguardo per tutti noi. E adesso le attività, le iniziative? Le iniziative stanno riprendendo, insieme anche con Filippo che è uno degli associati di questa associazione. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato una campagna di infografiche sulla nostra pagina Facebook e Instagram, entrambi si chiamano Terni Valley, in cui sostanzialmente stiamo un pochino cercando di coinvolgere la cittadinanza su temi pratici, sensibili e di tutti i giorni. Tu gestisci Instagram? L'idea comunque deve essere vedere, quindi se è brutto sappiamo, se è brutto che è colpa. Però le grafiche le fa Michele, quindi se sono brutte io ricordo. No, però l'idea deve essere quella lì di cominciare a parlare di cose vere, reali, serie e utilità per tutti quanti, perché forse la campagna elettorale o comunque sempre, no, quando uno è vicino a un periodo elettorale questa cosa va un po' scemando, no? E si entra su un calderone più grande, ora che le acque sono un po' più ferme e anche con la situazione ci siamo stabilizzati dopo, credo che sì, dopo diciamo ma è normale, ma per tutti quanti è così, no? Perché ogni cosa durante le elezioni, certo. Noi siamo stati più veloci perché sì, dopo neanche 5 mesi eccoci. No, ma è stato anche un percorso veloce, però è importante tornare, no? Poi anche a trattare temi, fare conferenze. Secondo me lui è più serio, come presidente è più serio. Sì, forse sono già stato scalzato. Già sei più serio come presidente. Di te? Ma quello è sicuro. Di Michele è molta più stima di quanto. Un esempio delle infografiche che stiamo facendo questi giorni sono sull'inceneritore di Acea Ambiente SRL, in collegamento con la notizia che è stata richiesta un'estensione della tipologia di rifiuti che Acea appunto vuole incenerire l'inceneritore di Maratta, e quindi stiamo un pochino cercando di prendere dei dati pubblici, o almeno in documenti pubblici, ma di sintetizzarli e renderli fruibili per tutte le persone, no? Quindi per quello riguarda le ceneri prodotte, le scorie solide, i fumi, quando sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali, informazioni molto pratiche in una forma sintetica che credo sia molto utile che il cittadino possa in qualche modo. Tu sei intervenuto nel dibattito fra, se non mi sbaglio, il senatore Lucidi e il segretario della CGIL Romanelli, e si parlava di ambiente schiacciato in mezzo. Si parlava di rapporto fra cittadini e lavoratori, ambiente e industria. La tua visione, tu hai 30 anni, vieni dal nord Europa, giusto? Allora, vengo da Montecastrilli, ma ho vissuto nel nord Europa. Faceva più figo. Purtroppo. Tu che vieni da Montecastrilli passando per il nord Europa. Quindi è lungo il percorso. È lungo il percorso fatto. Qual è, secondo te, la visione giusta, ambiente, lavoro, qual è il rapporto? Cosa hai detto in questo articolo? Beh, diciamo, questa è una domanda da $1 milione. Quello che io ho scritto in questo brevissimo intervento in cui mi sono inserito tra i commenti di Romanelli e Lucidi è stata sostanzialmente una posizione in mezzo alle loro due, cioè che il paradigma ambiente-lavoro è un paradigma che è chiave nei giorni nostri e che richiede moderazione, equilibrio, tempo, studio, precisione,
Se da una parte vanno salvaguardati i lavoratori di un polo siderurgico che fattura oltre 1 miliardo di euro all'anno, dall'altra c'è bisogno di salvaguardare la salute e l'ambiente di una città di oltre 100.000 abitanti. Non c'è una soluzione univoca a questo, certo. C'è bisogno di grande lavoro da parte di tutte le parti interessate, ci sarebbe forse bisogno di un maggior interesse, intervento, prese di posizione da parte dell'amministrazione comunale. Sicuramente ci vuole calma, pazienza e la volontà di fare dei passi che siano utili per tutta la cittadinanza. Quindi la politica non potrebbe, se ho capito bene, dire la fabbrica è brutta e cattiva a priori, però non è neanche intoccabile. No, assolutamente, perché noi dobbiamo immaginare Terni fra 5, 10 anni e forse anche 20 anni, e questo è uno scenario in cui sicuramente l'acciaieria ci sarà. E per poterci essere dobbiamo metterla nelle condizioni di esserci, quindi dialogare con essa, darle tutte le possibilità di continuare a investire sul territorio, dall'altra limitandola in quello che sono tutte quante le emissioni nocive in aria, suolo ed acqua, ma dall'altra parte dobbiamo immaginare anche Terni fra 50, 70, 100 certo. anni, in cui forse l'acciaieria non ci sarà o forse continuerà ad esserci, ma dobbiamo pensare anche su una scala che vada oltre le nostre vite. Tu in un'iniziativa tanto tempo fa, quando abbiamo fondato Terni Valle Insieme, eri intervenuto e avevi detto che la fabbrica non è bella, cioè non possiamo dire che vivere dentro la fabbrica oggi sia bello, no? Sì, anche questo, la conquista diciamo, dei diritti degli operai, esatto. dei lavoratori è quello di emanciparsi anche da un ambiente. Esatto, questa diciamo, è una frase che forse quel giorno fu forse da una parte impopolare. Però diciamo io anche nel mio lavoro mi rapporto con la fabbrica, vivo anche la fabbrica. E devo dire che sicuramente se io potessi scegliere se lavorare all'interno di una fabbrica dove l'ambiente di lavoro è duro e a volte anche ostile e potessi avere un lavoro che mi permettesse di vivere in condizioni più leggere, più salutari, più salubri, io sicuramente sceglierei la seconda opzione. Certo. È ovvio che la fabbrica ha un ruolo anche immaginario importante per questa città e va salvaguardato. D'altra parte dobbiamo anche avere la forza di volontà di guardare ad un futuro diverso rispetto agli ultimi 150 anni di storia. Temi interessantissimi, argomenti. Noi la settimana scorsa con Danilo Franceschini, che salutiamo se ci segue, a questi livelli non ci siamo mai arrivati. Proprio. Mai. No, però era molto diverso. Però era molto no, più intelligente. No, l'altra volta. Più di una volta abbiamo detto qui. Scusa, detto più di una volta. Se lui non resiste. Abbiamo detto più di una volta qui del problema di avere un progetto per Terni, e sull'ambiente deve essere la centrale, però di avere una progettualità, un'idea di città, come era anche il titolo del programma, nel senso civico, degli animali, ma quello che deve essere, cioè pensare Terni come può essere fra 20 anni, 30 anni, certo. perché risolvere il problema solamente tappando le buche ora non c'è. Non risolvi nulla, perché sta qui da sempre della sciaglieria il discorso che uno lo fa su ampio raggio, oppure la sorveglianza dei cammini, sì, è importante. Però quanto puoi andare a influire su quella che è la vita del tenaro esatto. fra 20 anni? No, il discorso deve essere più ampio però. No, difatti questo, riprendo l'intervento che ho fatto su online, diciamo da una parte la Vissen Group ha messo in atto alcune attività nell'ultimo anno che sono molto interessanti, che sono la prima, l'appalto alla finlandese da Pogliarvi della gestione, scusate il mio cellulare, scrive il cellulare l'appalto alla finlandese da Pogliarvi per la gestione delle scorie. Ciao Danilo. Ciao Dani. Oppure anche l'installazione di pratiche di lean management all'interno dell'azienda che hanno portato ad un efficientamento di risultati e anche ad un utile significativo lo scorso anno. E questo è una nota positiva, per cui bisogna dire a ThyssenKrupp il lavoro svolto è stato importante, significativo, certo. positivo. Dall'altra bisogna essere sempre, avere con umiltà ma la pretesa che questa fabbrica prende tanto da questo territorio e continui a dare tanto a questo territorio. È un gioco di equilibri importanti in cui, ripeto, è per me fondamentale che ci sia il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ma con moderazione, senza aggredirsi politicamente, senza aggredirsi sul piano industriale. E soprattutto una visione. E soprattutto una visione che possa ragionare per lungo termine. Perfetto. Proprio questa. Ma però di questo argomento torneremo a parlare. Adesso è stato con il presidente di Legambiente. No? Abbiamo avuto il responsabile territoriale di Legambiente. Parlare anche ieri, no? Poi ho chiesto stamattina, ho invitato anche Fabio Neri. Poi Giuseppe Croce, che ieri ha fatto un ottimo convegno sull'ambiente, com'era verde la mia valle. Valle, ha detto valle. Valle, com'era verde la nostra valle, è ancora più verde oggi, no?
Valley, ancora più verde. Ancora più verde. Non in senso leghista, non in senso leghista. Sant'Occhia sta andando via. E no, dicevo, quindi torneremo a parlarne. Oggi è solo l'inizio di questo dialogo, sì, anche con altre persone. Ah, ecco, dicevo, noi avevamo scritto sull'idea di città di Terni Valle, no, appena fondata, sì, che il nostro sogno era lasciare una Terni dal punto di vista ambientale migliore di come l'avevamo trovata. Stamattina sul Corriere dell'Umbria ho letto che i ragazzi, le ragazze che hanno manifestato, qualcuno di loro ha detto: il nostro obiettivo è lasciare la città meglio di come l'abbiamo trovata. Quindi c'è sintonia su questo. Sì, è importante che c'è sintonia, e probabilmente c'è stato anche qualcuno che ha colto il nostro messaggio 2 anni fa in maniera positiva e probabilmente lo ha anche rilanciato. Esatto. È un tema delicato, importante, ma io credo che sulla sostenibilità si giochi gran parte del futuro sia di questa città e poi su più larga scala anche di altre realtà. Va bene, adesso sono le 13:21. Un formighetti vuole mettere Bruno Risas, questo sono riuscito a cambiare, dopo lo mettiamo Johnny Cash e Walk the Line. Nell'intermezzo ci vediamo tra 5 minuti, grazie a Michele, ciao a tutti, è stato un piacere, che ritornerà e che poi sarà Dio. Poi noi qui quello che fa, parliamo sempre di lui, no? Sempre. È tipo il nostro leader massimo, il nostro Fidel. E dopo ci sarà Lorenzo Ranocchiari, che gli avevo detto alle 1, sono già le 1:21, ma vedo che è pronto, ci sei? Ci sei? Facendo con la testa di sì. Quindi musica, tra poco. Musica, ciao maestra a tutti. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Eccoci qua, bentornati di nuovo con Lorenzo Ranocchiari. Salve, Ranocchiari. Buonasera. Ranocchiari. Buonasera, perché alle 13:25, quindi sì, dopo mezzogiorno. Buonasera. Esatto.
sta Lorenzo, 21 anni. Sì. Beh, che fai? Domani 21. Però auguri, domani. Che spettacolo. Ha scelto di festeggiare con noi. Esatto, sì. Che sogno, ognuno ha i suoi sogni. Innanzitutto aspetta, scusa, devo chiedere scusa per la giacca, perché mi ha detto Yuri che con questa giacca sempre voglio restare con la giacca. Ma la prossima volta verrò in topless, senza giacca. Che meglio la giacca. Meglio la giacca. Lorenzo, chi sei, quanti anni hai, che fai, dici un po' tutto quello che vuoi. Allora, che mi chiamo Lorenzo, già l'hai detto. Esatto. Studio economia aziendale qui a Terni, sono al secondo anno. Diplomato nel 2017 dal liceo scientifico Donatelli qui a Terni. Oh, anch'io ho fatto il Donatelli. Sì, lo so. Visto? Pure rappresentante di istituto. Anch'io sono stato rappresentante di istituto nel quarto anno di liceo. Che sezione fai? Ho fatto la BS Scienze Applicate. BS Scienze Applicate, sì. Ho capito, non c'era quando c'ero io. No, no, no. Recente un corso. Qualcosa che hanno introdotto da poco, c'è informatica al posto di latino, insomma. Addirittura? Sì. Forse ormai il latino che ci faccio. No, allora io non la penso proprio in questo modo, però insomma. Neanche io, era sarcastico. Questo è quello che ho scelto e che ho fatto. Tu quindi non hai fatto latino? No, non l'ho fatto latino. Come fai a parlare quando vai in giro al bar a chiedere informazioni? È difficile, ogni volta c'è sempre una certa difficoltà, effettivamente. Appena tornato dall'Erasmus, che ho svolto in Belgio, ad Anversa. Che spettacolo! Per un semestre, è stata un'esperienza veramente positiva. E formativa sotto tutti i punti di vista. Io ho fatto l'Erasmus a Lovanio. Leuven, credo si dica. Sì, non ne sono sicuro. Il fiammingo, perché sì, la parte fiammingo. Sì, lì parlano. Tutti e due l'Erasmus in Belgio. Però tutti e due rappresentanti di istituto. Tutti e due rappresentanti di istituto. Tutti e due ieri alla manifestazione. E tutti e due qui adesso. Oggi a Spadatrack. No, dico Leuven, come detto si dice? Leuven. Credo si dica. Io l'ho chiamata sempre Lovanio. Ah, beh, certo. Perché certo, è l'italiano. L'italianizzazione. Che è una città bellissima. Anversa non ci sono mai stato, però. Anche Anversa. A Bruges ci sei stato, sì. Sì. L'ho visitata. Veramente sono rimasto colpito. Il patrimonio dell'UNESCO, tutta la città intera. È spettacolare. Ci hanno girato anche un film che è poi diventato famoso, Delitto a Bruges o qualcosa. Vabbè, parliamo di cose. Delle cose che ci eravamo detti, di cui avremmo parlato, che non me le ricordo più. Che è successo ieri? Ieri c'è stata questa grande mobilitazione dei giovani studenti di tutto il mondo, che parte da quello che ha fatto una ragazzina svedese di 16 anni, Greta Thunberg, o Thunberg, insomma. Thunberg, boh, non so io. Quello, tu mi hai detto ieri la pronuncia giusta durante... Thunberg, non lo so, un po' inglesizzata, però insomma... Questo è che ha anche parlato alla conferenza sul clima, no? Recentemente, che c'è stata in Polonia. Sì. E ha ispirato migliaia, ma direi centinaia di migliaia di giovani ieri a scendere in strada per chiedere manovre più serie contro i cambiamenti climatici. Quindi per contrastare tutto ciò che riguarda una mostruosità che stiamo creando e che abbiamo creato negli anni passati. Sì, vuole evocare l'ordinanza del traffico per l'eliminazione del traffico? Anche probabilmente, sì, nell'agenda di Greta. Quella, no, vabbè. Sogni proibiti. Il collegamento è stato. Collegare queste due cose è stato abbastanza. E quindi no, è stato abbastanza ridicolo. Sì, diciamo. Ho visto il post su Facebook. Il post è ridicolo, no, non il sindaco no, è il post. No, cioè il post, il ragionamento politico. Il ragionamento, diciamo. Ragionamento basta, no, politico. Più che altro è perché stona, diciamo, nello stesso post, dire l'una e l'altra cosa. Sembra capire l'inverso. Forse ci saranno state delle motivazioni. Sì, forse volevano festeggiare che il PM10 si è abbassato, insomma. Ah, ok. Non è che... E quindi zoom! Via! dobbiamo rimetterci in carreggiata. Esatto, come ha scritto una pagina satirica, tirate fuori il ritmo del 78. Benissimo. No, quindi ecco, la manifestazione di ieri era questo che tu dici. Sì. Cioè un'iniziativa, com'è nata? Tu lo sai, sì? Beh, sostanzialmente l'iniziativa, ripeto, nasce dalla caparbietà di questa ragazza che da settembre, se non sbaglio, ogni venerdì decide di scioperare
Lei è una studentessa, ovviamente, di 16 anni, e decide di non andare a scuola e recarsi invece dinanzi al Parlamento svedese. Spettacolo. E tutti i venerdì seduta lì con il suo cartello a protestare, chiedendo dei programmi più seri per contrastare quelli che sono tutti i problemi legati ai cambiamenti climatici e ambientali. E questo poi ovviamente ha avuto una certa risonanza anche per il fatto che, come ripeto, questa ragazzina è stata estremamente caparbia e volenterosa nel mantenere costantemente. Guardiamo lì perché ci vedono da lì, così è meglio, se no. Ah, okay. Guardiamo lì, come okay, se tu stessi lì. Perfetto. E quindi sì, lei tutti i venerdì si è recata davanti al Parlamento e ha proseguito questa manifestazione. Poi ovviamente la cosa ha avuto risonanza quando i media se ne sono interessati a livello sia europeo sia mondiale, e ieri è arrivata, diciamo, al picco. Esatto, sì, c'è stata una visione in tutto, tutto il mondo. È stata veramente, no, non so se sia, guardiamoci così perché non ci riusciamo. No, è un po' difficile, angosciante. Sì, è abbastanza. Non fa niente, no. Dai, è angosciante, infatti guardare lì non, no, vedi nessuno. Bisognerebbe guardare in camera, giusto? Esatto, camera. Lì sotto. Ok. Però tanto chi ci vede basta che ci ascoltino. No, sì, giusto. A radio. E quindi ieri c'è stata questa grande adesione in tutto il pianeta. Sì, sì, c'è stata una grande adesione sostanzialmente dall'Australia agli Stati Uniti, insomma c'è stata una che grossa spettacolo. Mobilitazione ed è bellissimo vedere come milioni di giovani facciano tesoro di... Tu non hai fatto sciopero? No, io ero impegnato con la patente per inguinare. Pensa un po', esatto, vabbè, pensa un po', il giorno in cui c'è lo sciopero, entra a prendere la patente. Clamorosa, fai. Ha votato anche lui per Latini. Anche se era candidato in lista con noi. Ah, ah, sì, però sì. Chissà, visto questo approccio all'ambiente un po' innovativo. E quali, a parte gli scherzi, no? Io prima ho citato il libro di Naomi Klein che racconta tante battaglie locali, sì, per la difesa del territorio, per un cambiamento del modello di sviluppo, sì, e che ragiona sul fatto di come il capitalismo sia un sistema che, sì, rende non sostenibile l'ambiente. Tu che ne pensi? Sì, lei dice che il capitalismo è insostenibile per il nostro mondo, sostanzialmente, no? Che è incompatibile con la sostenibilità della sopravvivenza della razza umana sulla Terra. È chiaro che il problema dei cambiamenti climatici possa essere visto sotto due punti di vista, sicuramente. Dal primo punto di vista è chiaro che quelli che sono i paradigmi che orientano il nostro sistema economico produttivo siano da rivedere. Ma è anche chiaro che il cambiamento parte dalla somma dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane di tutti i singoli individui. Ecco, certo. Poi è chiaro che queste due variabili si influenzano l'un l'altra, per cui se c'è un sistema capitalistico consumista che punta alla massimizzazione del profitto senza al consumo del territorio. Certo, è chiaro che influenzerà anche quelle che sono le abitudini di consumo dei cittadini, delle persone, però è chiaro che anche le abitudini di consumo di noi cittadini che magari aderiamo a quello che è, no, il paradigma del fast fashion, ad esempio, o a quello che è fast fashion. Sì, 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 a quello che è il fast fashion che è sostanzialmente, sì. Ma lo so, tu lo sai, tu loro lo sai. Non lo sanno, io forse ma non lo sa, non no, il fast fashion si intende quella tendenza, no, che sostanzialmente ci fa pensare di poter comprare magari un outfit, che ne so, in un posto qua, senza citare nomi di marche e cose, ma che magari da 30 euro, da 40 euro, puoi utilizzarlo una serata, no? E poi buttarlo via. Ecco che cos'è il fast fashion, una malpratica. Una pratica che una malpratica diventa anche per tutti gli strumenti tecnologici. Lo stesso, sì. Furia di... Assolutamente. Sempre, è sostanzialmente è la declinazione di quello che è il sistema consumista a livelli nella moda, nel fashion. Ed è chiaro che marche a livello europeo, globale, hanno fondato il loro modello di business sul fast fashion, certo, chiaramente. Un po' tutto se però ripeto, queste due variabili, no? Da una parte quella che è un po' il sistema più generale del mercato, del nostro sistema economico produttivo, e quello che è un po' il sistema di consumo, le abitudini dei singoli individui si influenzano l'un l'altro. Certo. Però allora ci viene da chiedere, da dove vogliamo partire? Perché dobbiamo partire anzitutto dall'accettazione che il problema esiste.
no? C'è anche chi nega il problema, l'ha letto molto su Facebook. Esatto, e questo è qual è il problema che esiste? Il problema che esiste e che ci dicono gli scienziati, la ricerca scientifica, che il pianeta, se non facciamo qualcosa entro 12, ormai 11 anni, perché 12 erano nel 2018, ce l'ha detto l'ONU, rischiamo che da qui al 2040, al 2050, la situazione diventa davvero insostenibile per noi esseri umani. È un pianeta B, non esiste, ho visto un cartello della manifestazione, no, dice B. Esatto. There is no planet B, exactly. Dice l'anno individuale, è un pianeta come il pianeta Terra, ma diciamo è lontano che, un po' troppo anni luce. Diciamo che poi insomma ormai al momento non è possibile arrivarci. La ricerca scientifica ci dice sicuramente questo, ma c'era Carl Sagan, no, che nel, nonostante l'ordinanza sia stata tolta, quella sul traffico non ci riusciamo ancora, diciamo, non ci si riesce, non abbiamo i mezzi per arrivarci. Quindi questo è il problema. E quindi questo che cosa porta? Porta a una perdita sostanzialmente delle speranze di credere in un avvenire possibile per noi giovani. Cioè pensare, faccio un esempio, che da qui a 10 anni io magari possa mettere al mondo un figlio, no? E che non... E perché dovrei farlo? Se poi da qui a 40 anni, a 50 anni, la vita sul pianeta Terra diventerà insostenibile. Sì, sì. Che cosa gli lascio a quel bambino, a quella bambina? E questo è chiaro che toglie la speranza in un avvenire possibile, certo, no? Per noi ci toglie la speranza di vederci diventare genitori, di vederci diventare nonni, di vederci formare una famiglia. Di poter godere di un pianeta così godere, come adesso, cioè così come adesso già. Ieri, come ho scritto su Facebook, di godere del celeste del cielo e del verde della terra. Che spettacolo! Questo è questo come... Cioè, qualcosa dovremo pur fare, no? Certo. Vogliamo privarci di questa, di questo dono, di questa bellezza che c'è stata. Anche perché gli effetti sono tremendi con il riscaldamento globale. È chiaro. Li vediamo tutti i giorni. E anche le migrazioni dipendono sono da questo. Conseguenza. Io in Belgio ho seguito un corso universitario organizzato dall'Università di Anversa che si chiamava Debate in Development, cioè dibattiti sullo sviluppo, sostanzialmente. Ed era una serie di dibattiti in cui si discuteva appunto dei problemi del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, del surriscaldamento globale, di quelle che sono le conseguenze nel mondo sviluppato, nel mondo sottosviluppato, diciamo che ancora deve raggiungere quelli che sono gli standard, certo, occidentali, e di tecniche su come affrontare questi problemi. E chiaramente saltava subito all'occhio il fatto che dobbiamo agire subito. Certo. Con prontezza. E quella è la manifestazione di ieri. E agire sul locale, soprattutto. Anche, certo, partire dal locale e poi espandersi sperando, diciamo, in un cambiamento, ovviamente. E, ripeto, la manifestazione di ieri io spero che abbia impresso un questo segnale forte. Cioè, non deve a essere... Termine, no, però speriamo che altrove, no, anche a terra. Beh, vabbè. Perché comunque... c'è stata una risposta, già il fatto che fosse venuta l'amministrazione è segno che, pur non capendo, certo, forse nel merito di che cosa si parlava, cioè, forse questi dicono qualcosa di interessante, no? Certo, c'è senso. Certo, questo è questo vero. È già positivo. Poi, se uno, io credo che se uno parla con la gente, nota il fatto che c'è appoggio nella manifestazione di ieri. Erano tutti studenti, tutti ragazzi, questo è molto positivo, riguarda in prima persona loro, noi, certo, praticamente, perché siamo noi che un giorno, un domani dovremo vivere su questo pianeta, no? Però questa manifestazione ho visto che è stata comunque appoggiata, sostenuta anche da adulti, da persone cresciute che sono giustamente per la pace. Lei è stata proposta dal Nobel, sì, per la pace. Greta, sì, è stata proposta dal Nobel per la pace da un gruppo di deputati socialdemocratici. Loro ne hanno discusso, noi ne abbiamo discusso in un momento sul Terni Valley, c'è stato un dibattito, no? No, è giusto o non è giusto? Secondo me è giusto. Però i grandi timbri, no? Come Malala, questi grandi timbri. Allora, il cambiamento climatico, dobbiamo partire da una constatazione, a mio parere. Il cambiamento climatico porta all'accentuarsi di situazioni che ad oggi esistono sul nostro pianeta, tali per cui situazioni di guerra possono scatenarsi. Che dice, è vero. Voglia, il problema, se non ne parla, veramente, tra un po' anche l'acqua potabile finirà. Le migrazioni sono collegate al cambiamento climatico. Le migrazioni, per la migrazione, guerre per le terre coltivabili, guerre per le terre abitabili, guerre per posti dove si possa respirare un'aria pulita. Sarebbe la fine del mondo. La fine, no? Esatto.
cercando di contenere il cambiamento climatico, o anzi possibilmente di contrastarlo, combatterlo, uno evita anche, no, l'insorgere di situazioni, certo, che potrebbero portare a conflitti, conflitti armati. Sì, sì. Per cui io trovo c'è giusta la proposta di Greta Thunberg al Nobel per la pace. Sì. È giusto. È una spiegazione ottima di come appunto dall'ambiente, dal rispetto dell'ambiente, dipendono tante questioni, è tutto collegato. Ieri nel convegno dell'Azione Cattolica, nelle slide, si parlava dell'ambiente non come qualcosa a sé stante, ma come una relazione. L'ambiente è relazione fra la società e la natura. Questo è l'ambiente. Sì. Spesso, forse, nel senso, questo era lo stimolo che provocavano. Poi oggi sarebbe dovuto venire anche il presidente dell'Azione Cattolica dei Giovani. Sì. Che però si laurea il 1 aprile, quindi verrà dopo il 1 aprile, a meno che non sia uno scherzo. Il 1 aprile, speriamo, no, speriamo per lui, no. No. Esatto. No, è chiaro, è vero che è così l'ambiente, cioè se l'ambiente, cos'è l'ambiente? Allora, l'ambiente è, anzitutto andrebbe definito, no, l'ambiente, certo, che cos'è l'ambiente, però sicuramente possiamo dire che senza l'ambiente noi non possiamo esserci, noi siamo una specie che vive su questo pianeta e che trae le proprie risorse per la sussistenza dal pianeta stesso, ovviamente dal pianeta e anche dai sistemi che sono esterni al pianeta, quindi il sole, no? l'energia solare chiaramente ci fornisce anch'essa tutti quelli che sono i mezzi di sussistenza. Ma questo ad esempio, questo è come rovinare, questo è gravissimo, 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 bravo, però io faccio una battaglia, scusa che ti ho interrotto. No, perché volevamo prendere, per esempio, è giusto, in castagna, molto fornetti, negativo, non la macchina, è giusto, molto negativo, perché io faccio una battaglia anche nella mia università, nel mio ateneo, con i miei colleghi, e continuo ad insistere sul fatto che loro devono prendersi la borraccetta. Che infatti la Chiara Sciallone lo fa sempre. Ciao Chiara, se ci segue. Ma no, scusa, ogni tanto faccio queste cose. Giustamente. La borraccetta di vetro esistono. Le borracce, ma allora, no, va bene anche la borraccia di plastica, di grazie, perché comunque è riutilizzabile. Certo. La bottiglietta, ahimè, a parte che è fatta in una plastica che se tu la utilizzi più e più volte, però a un certo punto puzza. Quelle verdi. Non ci rimane male. No, a un certo punto puzza, no, se uno la riutilizza. Ma non è neanche la sua, l'ha trovata lì. Vabbè, giustamente. Non è la tua, chi ce l'ha lasciata? Ma che comprala prima, lo riempirà. Però ad esempio cose positive sarebbero, ad Anversa lo fanno, ad Anversa nell'università, in tutte le facoltà ci sono queste fontanelle, no, messe a disposizione dei ragazzi, in cui tutti quanti possono riempire la propria borraccia, e lì tutti vanno in giro con la borraccia, non ci sono bottiglie di plastica, bottiglie di plastica. Il discorso grande è che uno deve fare sia il lavoro, cioè, è una cosa che funzionerà quando lavoreremo tutti a favore di comportamento, certo, di tutti quanti di noi. Però attenzione, lì le bottigliette d'acqua quando però costano aiutato, molto aiutato, molto di più, ed è deve essere per forza un percorso doppio, c'è una strada in cui ognuno ed di noi questo riesce a, esatto, fare qualcosa per il clima, esatto, aiutato da uno Stato, esatto, che si investe su questo e punta su questo, ed è proprio se una delle due cose non va già, esatto, tutto quanto ed è proprio questo appunto il focus del mio discorso, di quelle due variabili che vi dicevo è prima, quello, no? Tutto mercato, singoli individui, bisogna influenzare entrambe, certo, le variabili. Quando poi che il presidente degli Stati Uniti, che è il più potente al mondo, dice che è una cavolata, perché almeno a New York l'inverno fa più caldo di un grado. Ma c'è un tweet di Donald Trump che ho letto tanti, ieri, ho riletto anche ieri. Quello sulla lacca, non so se quello non lo conosco, che lui dice che non è però vero che c'è l'effetto serra, e poi lui non può bandire la lacca perché i suoi capelli, ah, perché ne ha bisogno. Ok, perfetto. L'altro invece è un tweet del 2014 che ho riletto ieri perché condiviso da un mio conoscente, che ha scritto: scioperate pure, io sto con The Donald, sulla sua storia di Instagram, ripostando questo tweet del 2014 in cui Donald Trump diceva record di temperature basse, il global warming, no, il riscaldamento globale non esiste, i nostri scienziati che studiano il riscaldamento globale stanno in Antartide, insomma
Pieno di un futuro distopico. Sì. Che facciamo? 52, mancano 8 minuti. Lo dobbiamo salutare, ma ritornerà a questo punto. Perché ha detto tante cose su cui ragionare. Sì, vi ringrazio per questo invito. È stato poi faremo anche un'iniziativa e un dibattito insieme, magari. Perché appunto abbiamo, sull'ambiente c'era questo discorso. Poi ovviamente inviteremo anche Fabio Neri del Comitato di Inceneritori, Giuseppe Croce dell'Azione Cattolica, professore di economia, quindi da vari punti di vista. L'importante è che insieme riuscire a trovare... Sì, no? Che poi qui a Terni, tra l'altro, no, c'è una cosa molto importante che è il corso sull'economia circolare, no? Esatto, che è attivato, anche ieri c'era un'iniziativa dell'AST, a cui non ho fatto in tempo andare, non mi sono ancora informato, nel quartiere su a San Valentino, sull'economia circolare. Però ecco, l'unico... Non so perché hanno fatto questa cosa, da capire un attimo. Beh, comunque... C'è qualcosa. Sì, sì, sì. L'unica cosa che mi preme insomma dire è semplicemente a tutti, giovani, meno giovani e chiunque insomma può a chiunque può arrivare questo mio messaggio è: non perdiamo la speranza. Bellissimo. Non rassegniamoci a mettere un'ipoteca sul nostro futuro. Esatto. Che l'ha scritto come post e io l'ho usato con il suo diritto, me l'ha dato come diritto come messaggio lasciarlo alla universitazione. Grazie Lorenzo. Grazie. E mettiamo un po' di musica e poi dopo ci salutiamo gli ultimi due minuti con qualcosa meno. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Abbiamo più 4 minuti. Una puntata ricchissima. 4 minuti più 35 spettatori. 35. Cioè, abbiamo parlato di ambiente, lavoro. L'abbiamo fatto tranquillamente, ragionando, leggendo. Stasera ho la trasmissione del genere. Ma io non lo so. Tu che cioè, io penso che se io stessi seguendo questa trasmissione, direi a tutti: rivedetela, perché tanto poi me la salvata, perché poi si salva, quindi chi non l'ha vista chiama gli amici, dice: ma guarda, oggi me la so persa, lo fai un po' rosicare e poi dici: no, lo share, c'è la possibilità. Esatto.
Allora, a parte scherzi, andava molto bene. Una bellissima puntata. Abbiamo sempre parlato di questi. Ma sono sempre state belle puntate, però qui i temi sono seri. Beh, alla fine il tema dell'ambiente è quello che torna più spesso, no? Da quando è venuto il presidente, sempre presidente, non è presidente. Responsabile di ambiente. Quando sono anche con Danilo, abbiamo parlato di ambiente, perché alla fine, come diceva lui, è la cosa più importante, cioè veramente alimentare la vita di tutti quanti noi. È un percorso poi che è irriversibile, quindi o si fa qualcosa ora oppure non se ne fa più niente. Per quanto riguarda il locale, ecco, secondo me. E sul locale, i due temi centrali sono ambiente e lavoro. Ambiente e lavoro, sì. Il lavoro a te mi manca, ma non. Come che dici sempre, come che dicono in modo di Ramblers? Come dicono? No, dimmelo tu, io lo so, ma non lo dico. Come dicono? Dopo lo mettiamo. Però che come dicono? Che. Quale canzone stai citando? Locale, pensare globale e agire locale. Che è la canzone mia dolce rivoluzionaria, però è troppo di sinistra. Però non possiamo metterla, o ce la mettiamo dopo, non mettiamo. Però qual è il concetto? Che anche sull'ambiente bisogna agire sul locale. E però certo serve. Anche perché il grande movimento che si era creato nel 2001 col movimento No Global. Certo, anche ma quello che sta nascendo, da ieri, secondo me potrebbe rinascere, potrebbe essere qualcosa di simile, che parla il nuovo 68 ambientale, no? Però già l'idea anche, no, che i deputati americani facciano un New Deal Green, esatto, cioè comincia ad esserci questa cosa che mandare avanti l'economia senza guardare allo sviluppo sostenibile diventa qualcosa di anche perché voi della vostra generazione siete tutto molto più preparati e svegli di noi. Tranne di me no. Nel mio caso forse no, vero? Però ecco, sul locale vedere, ecco, la risposta è togliamo le limitazioni al traffico, la risposta. Vabbè, cioè, quelle sono. Sì, però così come serve, ecco, pensare una nuova mentalità, il trasporto sostenibile, pensare, no, anche come fare con le acciaierie, con le fabbriche, cioè. Serve fare discorsi del genere. Certo. E guardare a un panorama più ampio. Bene. No, stavo guardando l'orario, le due, quindi c'è cioè, dopo di noi. Menichetti? No, non chiudiamo subito, gli rubiamo qualche minuto. Ma no? Scegliere. La canzone la scegliamo, potremmo anche metterla mia dolce rivoluzionaria, ma chi fa? Tanto non è. No. Ma già messa anche altre volte comunque. Ma già messa ripetitivi. Però vabbè, una canzone. Troppo. Rubiamo qualche minuto. Ma tanto non è arrivato. Per dire che quindi noi ci rivediamo sabato prossimo, noi ci stiamo dando da fare come Terni Valle e come Stanzo Civico. Sarà ospite anche Alessandro Venturi nelle prossime occasioni. Sì, che adesso coordina un po' le associazioni per vedere se si può costruire qualcosa. Che abbiamo deciso di fare sono proprio una sua sanità. Esatto. Abbiamo trattato alla fine qua dentro questo pezzo e l'altro sull'ambiente. L'altro sull'ambiente, esatto. E quindi ci diamo da fare. Io come vado? Come opposizione? Sono un po' spento come opposizione. Ultimamente hai avuto momenti più prestanti. Infatti forse ho voglia di fare un po' più opposizione perché. Critico poco. Ultimamente meno, secondo me c'è avuto un momento. Ma il fatto è che io mi sforzo in tutti i modi. Quello che succede. Io mi sforzo in tutti i modi e ci riesco di essere un costruttivo, faccio proposte, alcune vengono accolte. Ma il fatto è che poi ci sono delle uscite, delle decisioni. Beh, che il discorso l'ho fatto anche altre volte, no? Di qual è la classe dirigente. Questa è la situazione. Quello che è successo è la persona che ha dato il titolo alla nostra trasmissione, no? Spalatacca. È così, in settimana è uscito. È uscito dalla Lega, uno dei suoi fondatori. E oggi stavo leggendo, mentre andavo qui, che oggi faccio una conferenza stampa in cui dice di oggi. Aprire la sua lista. Ah, non l'ho letta, non l'ho vista. È la sala di prima. Però guarda, la sua lista civica. Forse saremo così matti da invitare Emanuele Fiorini. O da Learci. Queste cose no. Però invitarlo e parlarci lo proporremo. Si è dato il nome alla trasmissione. Ha dato il nome alla trasmissione, ha diritto di venire a parlarci, a raccontarci perché. Per esempio, no, lui che la persona che ha preso più voti qui. Esatto. Che già se n'è andato dopo. È segno che qualcosa non va in questa Lega che governa la città. La classe dirigente attuale, anche la classe dirigente di prima, perché la Terni Valle stessa era nata, no? Anche contro le classi dirigenti di prima. Esatto. Non c'è Terni Valle. Però ogni quella nuova. No, la situazione dubbio, è esatto. Ma lo lasceremo. Ce l'abbiamo. Lo invitiamo e vediamo se verrà. Questa è un po' la suspense con la quale. Prima o poi, oppure la prossima. Uno deve seguire tutte le trasmissioni. Perché non lo diremo prima? Perché lo decidiamo? Potrebbe esserci. Noi già sappiamo tutto. Però
non vogliamo dirlo. Non vogliamo dirlo. Perché non facciamo gli invidi. No, quarto della però prima. Tra i prossimi ospiti avremo. Perché non invidiamo la gente. Tra i prossimi ospiti avremo. Alessandro Chiometti di Civitta Laica. Ci parla delle battaglie per la città. Tutti quanti quelli che abbiamo detto che li inviteremo. Vabbè, da tutti. Sono questo studio aperto a tutti. Chiometti. Poi Tommaso Sereni, in bocca al lupo se ci segui, presidente Azione Cattolica Giovani, che ci parlerà dell'Azione Cattolica. Gli dedicheremo anche una canzone. Quella di Zucchero, salva il giovane dall'azione. Vabbè, no, non adesso, non farmi in tempo. Quando verrà? La seconda, la terza persona che abbiamo contatti è Giuseppe Croce, che oggi non è potuto venire perché ieri era il suo compleanno. Tanti auguri anche a Giuseppe Croce, quindi festeggiava. Altrimenti sarebbe venuto anche lui, anche se era un po' affollata, poi il tempo non bastava. Però stanno facendo tardissimo, quindi dai. Abbiamo promesso di venire a tardini, tante persone. Questo è un po' il crocevia della città che affronta le varie problematiche. Ma forse io mi guardo, molto crocevia non è venuto lui perché non c'è lui, quindi mi sa che è arrivato qualcuno che aspetta. Fammi salutare, di qualcosa, saluta tu. Ci vediamo sabato prossimo. Cioè, sabato prossimo. Ci vediamo questa settimana di forte opposizione. Forza. Noi due, se non piove, che facciamo? Viviamo a tennis, però... Alle tre, però se non piove. Qualche dubbietto su... Non lo so, questo lo diremo la settimana prossima. Questo lo scoprirete nella prossima puntata. Se ci siamo riusciti, 19 anni contro 36, vincerà 36. Dopo questa penso possiamo veramente chiudere. Grazie. Ciao a tutti. E a sabato prossimo. A sabato prossimo.